Allora, è stato ricondensato tutto, lo continuiamo ad approfondire. Allora, fino a poco tempo fa, cioè fino perlomeno recentemente, le persone anziane, a meno che non fossero magari così consigliate da qualcuno in maniera specifica, ma anche le persone non anziane, si sono spesso vaccinate soltanto contro l'influenza, diciamo quella più virulenta, quella che magari in genere si pensa con un certo anticipo possa essere così la più diffusa quell'anno in inverno. E adesso sono spuntate, diciamo così, perlomeno a livello di una conoscenza popolare, questi altri due vaccini che sono contro la polmonite, abbiamo detto, di un certo tipo, e contro il fuoco di Sant'Antonio. Quindi il fuoco di Sant'Antonio, faccio questa domanda perché poi alla fine è quello che un pochino incuriosisce di più, perché nessuno penso credesse ci fosse un vaccino contro questo tipo di problema, si potrebbe fare anche da piccoli o no? E quindi di conseguenza aver modo poi di non contrarre questo tipo di problema che è molto doloroso, a volte meno, a volte di più, dipende dai soggetti. Professore. Le indicazioni sono di riservarlo alla popolazione che ha 65 anni Questo o più. gratuitamente. Sì, ma non solo in Italia, gratuitamente per via della copertura garantita dal Sistema Sanitario Nazionale. Anche sul piano internazionale le indicazioni sono comunque di riservarlo alla Ecco, popolazione. perché questo? Perché poi in genere il fuoco di Sant'Antonio lo prendono le persone molto più giovani. Beh, è una malattia che più frequentemente colpisce le persone in età avanzata, anzi, più in là si va con gli anni, ci sono dei cambiamenti immunitari, a cui anche faceva accenno il dottor Garofalo, che indirettamente possono favorire questo tipo di manifestazioni. Per cui le raccomandazioni sono in genere di riservarlo a popolazione che ha una certa Aveva età. superato una certa età. Allora, altra domanda. Uno dei motivi per cui molte persone tendono a non vaccinarsi in generale è la paura, perché c'è, insomma, la paura che il vaccino possa comunque avere delle controindicazioni, perché esistono anche quei casi, non si può negare, e possa portare di conseguenza a delle problematiche. Magari le percentuali sono bassissime, però insomma anche il fatto ci possa essere una possibilità su 1 milione, a quello che accade, a quello che succede, insomma questa percentuale diventa fondamentale. Quindi come fare per far capire alle persone che in realtà il rischio è minimo, e se è minimo lo chiedo a voi, dottor Garofalo. Sì, sui vaccini si è fatto un gran dibattere, specialmente direi nell'ultimo anno, no? Sì. Specialmente quando appunto è venuta fuori nel luglio dell'anno scorso la legge 119 sull'obbligo vaccinale, si sono riaccesi i riflettori sui vaccini. E si sono già riaccesi di nuovo ora, perché ne stanno Si ridiscutendo, no? sono già Le riaccesi di nuovo, ci attendiamo ovviamente cambiamenti all'assetto normativo, ma questo quando ci saranno li vedremo. Allora, i vaccini sono dei farmaci. Bene, come tutti i farmaci hanno le loro indicazioni, ma hanno anche le loro controindicazioni e effetti collaterali. C'è da dire che i vaccini fra i farmaci sono quelli più studiati e più sicuri. Perché? Perché prima di mettere in commercio un vaccino, cioè un farmaco che si applica a una persona sana, le precauzioni sono di più rispetto al mettere in commercio un farmaco che si somministra a una persona che ha una malattia per farla guarire o per provare a farla guarire. Qui abbiamo a che fare con persone sane. Allora, è chiaro che, come ha sottolineato giustamente lei, no? Anche l'effetto collaterale di uno su 1 milione, si sta parlando di un milione di persone sane e di uno persona di quel milione che ha avuto un effetto collaterale da vaccino. Sono estremamente rari gli effetti collaterali da vaccino e si collocano più che altro, quell'uno sul milione, ma anche molto meno, direi, si collocano nell'area della reazione allergica grave nell'immediatezza della somministrazione di vaccino, cosa che, voglio dire, nel 99,9% dei casi viene negli tenuta ambulatori, sotto eccetera, controllo, eh? viene in qualche modo affrontata. Poi ci sono tutti gli effetti collaterali non desiderati, il rossore nel punto di iniezione, le 2 o 3 ore di febbre a seconda del vaccino e tutta una serie di questioni che comunque vengono segnalati e monitorizzati, eccetera. Però non ci dobbiamo dimenticare che il vaccino è un farmaco, quindi dal punto di vista del costo-beneficio è completamente spostato sui benefici, perché comunque
la malattia, qualsiasi malattia che il vaccino può prevenire è molto peggio dell'eventuale effetto collaterale del vaccino. Voglio dire, si è parlato tanto, ora non voglio riaprire, sulla supposta pericolosità, direi assolutamente improbabile rispetto a tutto il resto, del vaccino del morbillo, non voglio riparlare della questione che la considero risolta e completamente, diciamo, oramai indiscussa del falso problema del morbillo con l'autismo, eccetera, ma avere il morbillo espone ad una possibilità di complicazioni che è mille volte più alta della possibilità di avere non una, ma un effetto collaterale da vaccino del morbillo piuttosto che da vaccino di altra natura. Ecco, per cui i vaccini sono farmaci sicuri, sono più sicuri di tutti quegli altri farmaci che noi, il vaccino è più sicuro di un'aspirina, cioè tanto e l'aspirina ha degli effetti collaterali, certo. Ma quanti di noi assumono un'aspirina per così, senza non pensarci. Gliela prescrive nemmeno il medico, senza pensarci. Allora, professor Di Bari, lei appunto è direttore della scuola di specializzazione di geriatria all'Università di Firenze, quindi chiaramente anche la sua conoscenza degli anziani è estremamente profonda. Quindi le chiedo, l'anziano rispetto ad una persona più giovane, quindi magari anche un pochino più a volte curiosa, no? L'anziano a volte si lascia un pochino più andare, si affida di più al medico, c'è un po' una sorta di venerazione, lo ha detto il dottore, no? Quello dice il dottore, insomma, sembra sia sempre giusto. Ecco, le chiedevo, con facilità appunto si prestano ad essere vaccinati o hanno anche loro delle riserve? Tant'è vero che la copertura vaccinale anche per il vaccino antinfluenzale, che è noto e mediamente ben accetto dalla popolazione, è calata negli anni scorsi a seguito di qualche timore che potesse nuocere, timore che poi si è rivelato infondato, ma purtroppo l'effetto, anche tramite diffusione di notizie non attendibili, l'effetto è stato quello di far calare la copertura vaccinale. È bene invece che ci sia maggior fiducia e che gli anziani si affidino alla vaccinazione come strumento valido. Volevo anche aggiungere una cosa: molto spesso le complicanze derivanti dalla malattia, prendiamo sempre l'influenza, le ospedalizzazioni o anche la morte dovuta all'influenza non si manifesta necessariamente come una sindrome febbrile respiratoria, ma magari si manifesta come aggravamento di una malattia cronica di altro tipo, cardiaca, il diabete, che il paziente ha, scatenata però dalla malattia influenzale. Questo per far capire che cosa? Per far capire che la vaccinazione antinfluenzale può prevenire anche il riaccendersi, il complicarsi di quelle malattie croniche che il paziente ha. Quindi bisogna affidarsi con grande fiducia appunto alla ecco, un'altra domanda che mi viene da fare è questa: non c'è il rischio però di correre, di fare la corsa al vaccino? Perché voglio dire, di vaccini ne vengono magari sperimentati ogni giorno, mi viene da pensare che alla fine, insomma, sarà tutto un vaccinarsi. E poi un'altra domanda: quanto le case farmaceutiche tutto sommato premono perché certi vaccini vengano diffusi? Chi mi risponde? Ma direi una parola sulle case farmaceutiche: credo che il costo del i ricavi della vaccinazione antinfluenzale siano, nonostante il gran numero, siano comunque molto contenuti, quindi la questione business penso che sia... Forse converrebbe di più vendere farmaci? Contenuta. Per qualche preparato direi è molto probabile che sia così. Quindi no, sul far tanti vaccini, scusami se aggiungo solo, sì, le vaccinazioni sono tante, ma gli effetti che globalmente si ottengono, la protezione che globalmente si ottiene, giustamente il dottor Garofalo sottolineava anche il tetano, vorrei aggiungere un vaccino di cui non si parla mai in riferimento alla popolazione anziana, che è quello della pertosse. La pertosse. Come il tetano, anche la pertosse ha, il vaccino antipertosse ha una durata limitata e ci sono tanti anziani che contraggono la pertosse pur essendo stati a loro tempo vaccinati
senza sapere che si tratta di pertosse, e magari stanno male, magari anche muoiono, se la soprattutto se hanno, una, che ne so, una broncopneumopatia cronica ostruttiva, quindi delle condizioni favorenti. Quindi, insomma, il vostro messaggio è di così sapere, intanto siamo venuti qui soprattutto per far conoscere, certo, il fatto che questi, da quando saranno disponibili gratuitamente per la popolazione over 65? Sapete, dal prossimo inverno, o lo sono già? Di fatto sono già disponibili. Sono già disponibili. Come tutti gli anni, diciamo, per ottimizzare e creare anche il minor disturbo all'utenza, le vaccinazioni saranno, diciamo, proposte attivamente insieme all'antinfluenzale, che come tutti oramai sanno, si comincia a proporre la campagna verso ottobre. In modo, quindi, che sarà il medico di famiglia. Sarà il medico di famiglia. E la pubblicità. Io prego la regia di ripreparare il nostro spot da un minuto. Intanto, prima saluto i nostri due ospiti. Appunto, saluto il professor Mauro De Bari, direttore della scuola di specializzazione geriatrica dell'Università di Firenze, e il dottor Giorgio Garofalo, direttore dell'area igiene pubblica e nutrizione Toscana 100. Grazie per essere stati con noi. Grazie, vi ricordo grazie. La replica di questa linea diretta dalle 6 alle 7 domani sul canale 13, quello dove ci state vedendo adesso, e sul canale 19 TVR 7 Gold dalle 7 alle 8 del mattino. Ciao a tutte, grazie per averci seguito, vi rilasciamo allo spot. Vivere a lungo è possibile, ma richiede impegno. Infatti non c'è vaccino contro il sovrappeso, il fumo, l'alcol, gli stravizi. Non c'è vaccino contro l'esser soli. Non c'è vaccino contro la mancata attività fisica. Non c'è vaccino contro l'assenza di curiosità e di voglia di vivere. Non c'è vaccino contro la tristezza. Arrivare a 100 anni e bene è difficile. Devi impegnarti molto, ogni giorno. Vaccinarsi, invece, è facile, immediato e non richiede sforzi. Grazie ai vaccini, i bambini sono protetti da malattie gravi. Grazie ai vaccini, gli anziani possono vivere in salute e meglio. Perché un vaccino contro l'influenza c'è. Un vaccino contro la polmonite pneumococcica c'è. Un vaccino contro il fuoco di Sant'Antonio c'è. Vaccinati. Un'Italia in salute è una grande Italia.